Giovanni, memoria, stiamo scoprendo che l'esame orale, online o in presenza è una delle paure più grandi dello studente e dell'essere umano in generale, questo lo confermano le ricerche. A quanto pare la paura di parlare in pubblico nei sondaggi è addirittura sopra quella di morire. Di conseguenza, in questa piccola serie di puntate stiamo creando la guida definitiva che ci permetterà di avere i passaggi esatti step by step per affrontare nella maniera migliore gli esami orali, online, in presenza, e poi vedremo anche quelli scritti. La cosa che ci interessa è trovare una scorciatoia per arrivare ai risultati più facilmente, con meno difficoltà, con meno ansia, e soprattutto per evitare degli errori e dei tecnicismi che ci fanno solo male. Ne parliamo tra poco. Prima di continuare, come al solito, ti invito a cliccare sulla campanella e a fare clic su iscriviti, così riceverai tutti i video e i contenuti per studenti e lavoratori per costruire il metodo di studio corretto e aumentare la propria resilienza e il carisma nell'ambiente di studio e professionale. Ti starei chiedendo come mai così tanti contenuti approfonditi proprio su questo argomento degli esami orali e scritti online e in presenza. Devo ammettere che agli esami orali non brillavo di luce propria, ero molto affaticato, mi stressavo talmente tanto, il livello di ansia era talmente elevato che spesso dopo aver sostenuto un esame orale scaricavo tutta l'attenzione, il mio sistema immunitario si indeboliva e quindi mi veniva l'influenza. E ti assicuro che nessuna delle persone che mi conoscevano e mi conoscono avrebbero mai immaginato che sarei stato in grado di prendere prima una laurea, poi un'altra laurea e comunque di parlare di fronte a tante persone o, per esempio, come in questo momento davanti a una telecamera, perché per me era un'esperienza e lo è tuttora in alcuni momenti terrificante. Ma da ragazzo prima e poi adulto, poco considerato, ho dovuto a un certo punto, ho voluto trovare dei modi per risolvere la situazione, ho sentito che doveva cambiare qualcosa da questo punto di vista. Non potevo accettare che un giovane adulto e un adulto poi ormai professionista avesse così tanta difficoltà agli esami orali. Molti dei problemi che abbiamo durante l'esame derivano dalla nostra necessità o dal desiderio di tenere sotto controllo troppe cose e al contempo di voler organizzare eccessivamente, appunto di attenerci a delle regole troppo rigide che purtroppo siamo noi stessi a metterci. Io la chiamo la dittatura delle tecniche. Quando una persona si trova nella difficoltà di parlare di fronte a pubblico o di parlare davanti al professore, la prima cosa che fa, come anch'io ho fatto, è andare a prendere tutti i libri e tutti i corsi che parlano di questo argomento e quindi si informerà su tutte le tecniche e strategie da adottare per fare una miglior impressione al docente. E come vedremo più tardi, è proprio questo il problema principale: cadere nel tranello della tirannia delle tecniche. Perché? Perché tutte le tecniche a un certo punto alimentano la nostra illusione di controllo, ma a forza di mettere tecniche continuiamo a accumulare delle regole da seguire e questo, quando andiamo all'esame, ci porta ad avere la testa talmente piena di regole e strategie da seguire che questo toglie energia alle risorse cognitive che sarebbero necessarie per rendere meglio all'esame. Ti faccio un esempio. Come sai, nella precedente puntata abbiamo parlato di contatto oculare, postura o di come strutturare delle revisioni o l'esposizione davanti al professore, appunto in una struttura a piramide. Pensa a tutte le volte che ti è stato detto di trovare le parole chiave e di sottolinearle all'interno del libro. Questo ti avrà dato appunto quell'illusione del controllo di cui parlavamo prima, e l'illusione del controllo viene molto alimentata dal riportare le parole chiave su schemi, mappe, insomma su carta. La sensazione quando porti le cose su carta è proprio di averle sott'occhio, ma è un'illusione. La realtà è che tutto il tempo che hai impiegato a sottolineare o a scegliere parole chiave ti ha tolto del tempo all'elaborazione. In più, quando scrivi, togli ulteriore tempo all'elaborazione e questo ti fa inevitabilmente ricordare meno, ma non solo, ti toglie anche libertà, quella libertà di espressione che ti renderebbe uno studente fluido e naturale quando vai a esporre davanti al professore. Questo è davvero molto importante. Cerca prima di capire
e poi il cervello selezionerà in autonomia cosa gli serve ricordare. A quel punto magari potrai decidere di mettere le cose che hai scelto in maniera molto sintetica all'interno di un piccolo schema. Potremmo dire che le parole importanti da ricordare in questo caso sono la parola sintesi e la parola libertà. Cerca di essere il più possibile sintetico o sintetica quando selezioni le cose importanti da ricordare, ma abbastanza libero o libera da andare poi davanti al professore e non avere la necessità o il desiderio di parlare seguendo un ordine di parole chiave che avresti selezionato. Nota quanto è diverso dalla naturalezza del linguaggio, in cui semplicemente parli di quello che sai, elabori dei concetti. In questo caso invece, se non sei sintetico o non libero, selezioni le parole chiave, appunto, le metti in uno schema, la tentazione quando il professore ti fa una domanda è proprio quella di dire le cose saltando da una parola all'altra. Consuma un sacco di risorse cognitive e soprattutto nel momento in cui non ricordi una parola della catena, sono guai. Il secondo errore madornale che si fa mentre si è a casa a studiare è quello collegato alla tecnica di ripasso che dicevamo nella scorsa puntata. Ho scoperto negli anni come si fanno veramente i ripassi fatti bene. Il ripasso per lo studente diventa una cosa estremamente stressante, perché per paura di non ricordare o di dimenticare tende a ripetere tutto come parlerebbe davanti al professore per tutti i giorni che sono precedenti all'esame. Ne risulta frustrazione, ansia quando si è di fronte al libro, e poi anche in questo caso noterai che la naturalezza quando si va a parlare davanti al professore va a farsi friggere. Sicuramente non fare i ripassi è un grosso errore, fai tanta fatica per studiare, perché buttare al vento quello che hai studiato dimenticandolo? Sarebbe come fare dieta per 6 mesi e poi andare in viaggio e prendere 10 kg tutti insieme. Ma i ripassi hanno un modo giusto e un modo sbagliato di essere fatti, e qui torniamo al discorso sintesi. Quando ripassiamo qualcosa, intanto non dobbiamo guardare il libro assolutamente, perché altrimenti il nostro cervello non fa lo sforzo necessario per costruire le connessioni neurali che servono a ricordare. Se guardi il libro prima di ripetere, come fa il cervello a ricordare se ha appena letto le cose sul libro? E secondo, vanno fatto in maniera molto molto sintetica. Devi parlare pochissimo, devi dire solo le cose importanti. Non puoi permetterti di parlare per un mese prima dell'esame esattamente come parleresti davanti al docente. Prima fissi le cose col metodo di studio giusto, quello che è più adatto a te. Poi coi ripassi le mantieni in memoria, perché l'esame potrebbe essere fra tanti giorni o tante settimane, e i giorni prima dell'esame ti impratichisci nel parlare in modo da essere fluida o fluido di fronte alla domanda del professore. Un piccolo accenno va fatto anche alle cose che è meglio non fare, perché sono rischiose e non danno risultati che potremmo dire replicabili, scientifici. La prima cosa da non fare è prestare troppa attenzione al contatto oculare, alla postura e ai movimenti. Il concentrarsi troppo sulla comunicazione verbale, non verbale, paraverbale, su come ci si veste, come ci si pone, ha due controindicazioni principali. La prima è che consuma una quantità enorme di risorse cognitive che altrimenti dovresti e potresti usare per rispondere correttamente alle domande del professore. E la seconda è che tutto questo eccessivo essere attenti al proprio modo di porsi per mostrarsi sicuri dà esattamente l'impressione opposta. La persona che cerca ossessivamente di mostrarsi sicura alla fine risulta molto insicura all'occhio attento e anche a quello non attento. Questo ostentare, farsi vedere più sicuri e più preparati di quello che si è, ha un effetto orribile sul professore, perché il docente si sente messo in discussione, mancato di rispetto, e poi è uno degli elementi delle dinamiche del controllo. In pratica la persona che abbiamo di fronte si sente manipolata e quindi reagisce molto male. Te lo dice uno che ha studiato queste cose per tanto tempo, ero fissato con l'aspetto, la comunicazione verbale e non verbale, e per la maggior parte dei casi venivo percepito dalle persone come uno stronzo o come un manipolatore. Quindi te lo sconsiglio. Dopo un po' ho
capito che queste erano cose per persone che credono che gli altri si fermino alla superficie e non alla reale preparazione e all'interiorità di chi hanno davanti. Se hai delle domande o qualcosa da consigliare o se senti che qualche tecnica o strategia funziona molto bene per te, ti invito a scriverlo qui sotto nei commenti perché rispondo sempre. Ci sentiamo nella prossima puntata.